Voce viva, scrivi facile, unità didattiche, espressione algebrica con numeri razionali relativi, senza potenze. Possiamo scrivere direttamente l'espressione oppure caricare una lezione da un file di testo predisposto dall'insegnante. Qui ci sono 5 espressioni, iniziamo la lezione, premendo il tasto rispondi tu. L'espressione è disposta sulla prima riga, possiamo iniziare immediatamente la risoluzione. 3 meno 2 per aperta la quadra, 18 per azione di coppia, meno 5 per 3 più 5 per 2 meno aperta la tonda. No, senza tonda. Ecco, qui la tonda non serve perché il numero è positivo e dovrebbe essere più 2. Posso chiudere la quadra, la graffa e No. adesso ecco per 2. Qualsiasi errore di copiatura o di calcolo oppure di apertura parentesi o di delle regole tipiche di priorità tipiche dell'algebra vengono immediatamente segnalate dal software. Al tocco del tasto. Apriamo la graffa 3 meno 2 per aperta la graffa 18 meno 5 per 3, 15. Proviamo a sbagliare il secondo numero. No. Ecco, immediatamente viene segnalato più oppure un errore nel primo numero. No. Immediatamente viene segnalato e cancellato. All'alunno spetta solo il compito di digitare il numero corretto. Meno 2, chiudiamo, per 2 meno, aperta la tonda, meno 18. Ecco, chiudiamo e con la barra spazio si va a capo e si prosegue. 3 meno 2 per aperta la quadra. No, senza quadra. Anche in questo caso non ho calcolato in precedenza, quindi qui sicuramente il numero è positivo. Più 3 più 12, 9 No. a 11. 11 per, Chiudi graffa. giustamente, devo chiudere la graffa, per 2 meno 18. Ecco, torniamo a capo e abbiamo ecco, 3 meno 22, chiudiamo la graffa per 2 meno 18. Ecco, qui il numero, anche qui il numero negativo, bisogna aprire sicuramente la grafa, provo a scrivere 19, provo a scrivere meno, Apri graffa, devo aprire la grafa, meno 19, chiudo la grafa per 2, meno, aperta la tonda, meno 18, ecco, anche qui il numero è negativo, apro la grafa, meno 38, 38, chiudo la graffa, meno 18 e se arriviamo alla conclusione, il risultato è meno, in questo caso si può fare a meno di aprire parentesi, 20. Adesso premendo la barra spazio, legge il risultato e passa a proporre l'espressione successiva del compito dato. risultato meno 20. Ecco l'altra espressione, l'alunno può procedere immediatamente a svolgere la seconda espressione. Vediamo, meno 9, meno 2, aperta la graffa, aperta la tonda, 37 meno 28, chiuso la tonda per meno 2, per aperta la quadra, 39 per 2, meno 5 per... sì, 22 meno 11 rimane tutto. Ecco, ora ci sono le addizioni e sottrazioni. Meno 9 segnalate in blu, meno 2 per... qui non serve la tonda, il risultato è positivo per 6 meno 2 per aperta la quadra. No, No, copia sopra. errore di copiatura, ecco gli errori vengono segnalati come errori di parentesi, errore di copiatura dei numeri, errori negli operatori, errore di calcolo. Alla fine del lavoro, del compito assegnato, vengono indicate il numero delle espressioni svolte e
il totale degli errori. Per la valutazione dell'insegnante questi dati sono molto importanti. Proseguiamo per 2 meno 5 e qui 11. Ecco, chiuso la quadra, chiuso la graffa a capo, meno 9 meno 2 per 9 per 6 meno 2, No, copia sopra. 2 per qui il risultato, sì, la parentesi deve essere aperta sicuramente. No. 2 per 3, 6, 1, 7, 78, meno 55, chiuso qua la graffa, ecco, meno 9, meno 2, per la graffa, 9 per 6, meno 2. Aperta la quadra, No, non chiusa la serve, quadra. giustamente non serve il risultato positivo, Chiudi, graffa. giustamente non si può andare a capo se non si chiude la graffa. Adesso posso andare a capo, meno 9 meno 2 per aperta la graffa, se per 9 54, 54 meno 46. Chiudo la graffa, vado a capo, meno 9, meno 2 per il risultato qui è 8 e adesso posso andare a capo, meno 9, meno 2 per 9 18, No. 2 per 8 16, 8, No. scusate, 16, ecco, meno 9, meno 16. Il risultato è meno, stavolta si può scrivere il meno tranquillamente senza 25. Premo la barra spazio, legge il risultato e passa alla terza espressione immediatamente. Risultato -25. E qui possiamo chiudere la nostra dimostrazione.